questo incontro che ritengo estremamente interessante per l'argomento trattato e che presento con piacere perché si tratta del lavoro di un giovane dottorando, quindi largo ai giovani, che sarà qui anche ora, anche in ambito accademico, soprattutto in ambito accademico. E è un'opera che in Inghilterra mi dicono che la conoscono anche i bambini, invece in Italia non è così nota e conosciuta. Un'opera di un chierico gallese che parla di Irlanda, scritta ai tempi del regno di Enrico II Plantageneto, quindi il regno d'Inghilterra di Enrico II Plantageneto, una figura della quale io mi sono particolarmente invaghito, non tanto quanto per l'entourage, e io non perdo tempo in chiacchiere perché possono parlarvene molto meglio i nostri due relatori che vi presento. Sono Fabrizio De Falco, autore, traduttore e commentatore dell'opera Topografia Ibernica. Ho impiegato mesi a imparare la memoria. Che ha dico subito che ha un grande pregio, ha la traduzione in italiano col testo latino a fronte, quindi per gli amanti di questo tipo di accortezze è cosa molto interessante, molto importante. È dottorando in storia medievale all'Università di Bologna e insieme a lui c'è Sonia Maura Barillari, che è docente di filologia e romanzo all'Università di Genova. Spero di aver detto tutto giusto, non guarda strano, non capisco. Soddisfatta. Ed è un piacere averla con noi perché noi abbiamo avuto modo già di avere rapporti con la società filologica, con autori della società filologica, ma non avevamo mai avuto il piacere di avere con noi la professoressa Barillari. Quindi un motivo in più di piacere. Io sono la filologa romanza, Fabrizio De Falco, che è uno storico medievale, entrambi ci occupiamo di una cosa che a rigore non dovrebbe essere pertinente ai nostri studi, cioè un'opera letteraria in medio latino. Quindi questo già vi dà l'idea che insomma siamo due persone un po' borderline, no? E per questo ci siamo incontrati. E ci siamo piaciuti e lavoriamo insieme in fondo da oltre due anni con profitto su quella corte di cui è stato appena accennato, la corte di Federico II Plantageneto, perché è una corte molto molto particolare, una corte che a mio giudizio merita di essere studiata anche oggi per l'intrico fra politica e cultura che in essa aveva luogo, ovvero un uso accorto ma anche spregiudicato della politica culturale ai fini prettamente politici. Quindi una corte che se adesso pensiamo, no, siamo 1100, adesso dei fatti trattati 1185 lontanissimo, no, in realtà leggere e considerare che cosa succedeva a quella corte ci può aiutare a capire molte delle cose, delle strategie, delle tattiche, volendo degli errori della politica contemporanea. Quindi è diciamo un luogo di osservazione privilegiato per vedere certe dinamiche interne. Breve premessa, quanto è stato detto è perfettamente corretto, cioè questa edizione ha due grandi pregi. La prima è quella di proporre la traduzione italiana di un testo in una lingua morta, sostanzialmente, no? Quindi questa collana si occupa di proporre al pubblico odierno traduzioni con testo a fronte di lingue difficili da approcciare, quindi
latino, il greco, il medio tedesco, il provenzale, il francese, e ha questo pregio perché col proporre il testo e la traduzione suggerisce anche di guardare al testo con un occhio critico, cioè non si fornisce, cosa che per esempio fanno gli inglesi, forniscono traduzione in inglese moderna della topografia ibernica, in cui io per esempio non riesco a trovarmici assolutamente, perché senza avere il confronto, a volte traduzione libera, a volte l'interpretazione è personale e quant'altro. Sempre questo è fatto per l'ottica di un lettore che sia un lettore colto, ma non specialistico, perché altrimenti rimaniamo in una cerchia chiusa e autoreferenziale, tendenzialmente autistica, cosa che non va assolutamente bene. Quindi questo, diciamo, è un pregio della collana. Pregio di questa edizione di essere, a mio giudizio, e lo dico da persona che Geraldo, cioè l'autore della topografia o del libro delle meraviglie d'Irlanda, è un'appassionata lettrice da più di 20 anni, ritengo che, e quindi insomma ne ho visto le edizioni, contraduzione a fronte, per lo più traduzioni normali, cioè traduzioni senza il testo a fronte, per lo più in francese, anche in inglese, io direi che è forse l'edizione migliore, più completa, sia per la ricchezza delle osservazioni, sia per l'accuratezza delle scelte di traduzione. Diciamo, io sono molto, molto, molto orgogliosa di questo volume, un volume di una collana di cui io e la collega Martina Di Febbo, che qui in sala siamo, diciamo, le curatrici, le direttrici un pochettino tanto, però insomma è un progetto a cui ci siamo appassionati molto per recuperare questo medioevo che a volte, insomma, un po', come lo si vede al cinema, nelle fiction, eccetera, eccetera, molto di moda, e tanto vale facciamo vedere anche quello vero, no? Visto che tutti abbiamo visto le crociate, il trono di spade e quant'altro. Buonasera, io faccio tutto lo storico a vedere quanto riesco a soddisfare le attese. La topografia ibernica è stato un bel viaggio di traduzione, e soprattutto di studio. È un'opera prima in diversi diversi. È la prima opera di un chierico, Gerardo Cambrense, in cui si presenta alla corte di Enrico II, fondamentalmente. È anche il primo testo che descrive l'Irlanda e la descrive dal punto di vista di qualcuno che si è recato in Irlanda, ma non è fatto da un irlandese. È il primo sguardo di un non autoctono sull'isola. Ora, come è sorta l'idea, Geraldo, improvvisamente, di scrivere una cosa dell'altra? Se ne sentiva la mancanza in qualche maniera da quel che arrivo secondo Plantageneto? Beh, e qui possiamo iniziare a vedere quel connubio di politica, situazioni politiche e letteratura di cui accennavo sempre prima, e che caratterizza proprio la corte di Enrico II Plantageneto nel XII secolo inglese. Fondamentalmente quello che è successo è che tra il 1169 e il 1170 l'Irlanda viene conquistata da alcuni avventurieri gallesi, o meno, fondamentalmente parte del regno normanno. È l'inizio di quella storia sanguinaria di divisioni e di appartenenze in Irlanda tra fedeli alla corona inglese e fedeli a una terra che sembra veramente irlandese. Bene, inizia in questo istante. Girando è parte di una famiglia in particolare, quella del Girardino, che sono tra i conquistatori dell'Irlanda. La cosa simpatica è che Enrico II non voleva assolutamente che l'Irlanda venisse conquistata. Cosa succede? Nel 1168 uno dei tanti re irlandesi arriva in Inghilterra, sta perdendo la guerra, è Diarmaid MacMurchada,
sta perdendo la guerra contro un altro degli irlandesi e vuole il supporto del potente Enrico II per ristabilire o stabilire una superiorità sull'isola. Enrico II ha davvero troppi problemi in quel momento. Fondamentalmente, come al solito, tutti i figli sono in rivolta, il re di Francia vuole che si sottometta in quanto a vassallo e aggiungere carne al fuoco infilandosi in vespaio dell'Irlanda medievale, che è fatta di tutta una serie di piccoli re e piccoli clan incellulati attorno a monasteri e città di origine vichinga, insomma, non è esattamente il caso. Questi avventurieri gallesi, invece, accettano l'invito di Diarmat e iniziano a conquistare l'Irlanda. Ora si crea un problema. Questi avventurieri gallesi, in teoria, dovrebbero essere soggetti all'autorità di Enrico II, che ha detto chiaramente che non bisognava conquistare l'Irlanda. Che succede? Beh, succede che a un certo punto diventa necessario giustificare questa conquista. Girando Cambrense si trova in una condizione nella quale ha i piedi in due scarpe differenti, fondamentalmente. Da una parte è un chierico alla corte di Enrico II Plantagenito, dall'altra fa parte delle famiglie che stanno conquistando l'Irlanda. Proprio per questo, quando Enrico II, il tentativo di mettere il freno, perché vuole mettere il freno alla conquista dell'Irlanda, manda suo figlio Giovanni Senza Terra col titolo di signore dell'Irlanda, in Irlanda per l'appunto, diventa anche Giraldo, perché ha i collegamenti, le relazioni per poter parlare con quei venti che in quel momento stanno conquistando l'isola. Giraldo si trova ad accompagnare Giovanni e dice: beh, a questo punto posso sicuramente scrivere un'opera che possa interessare al re e, aggiungo io, probabilmente spiegargli che è davvero necessario sottomettere l'Irlanda. Questa discussione riguardo il sottomettere l'Irlanda o meno, in realtà era una discussione che andava avanti da molto molto tempo, che l'Inghilterra, dal punto di vista sia di seri arcivescovi come quella di Canterbury, che dal punto di vista dei suoi re, aveva sempre avuto un occhio di riguardo per l'Irlanda, che continuava a essere davvero un mondo a parte. Adesso l'occasione sembrava propizia. E la discussione riguardo tutte le meraviglie che Giraldo Cambrense enumera, beh, si possono rimettere insieme in un grande discorso in cui si vuole convincere il lettore alla necessità di dover conquistare l'Irlanda per farla entrare in Europa, fondamentalmente, per non lasciarla più sola con la barbarie. Perché tra tutte le varie opere prime, che è la topografia, l'opera prima del Sodore, la prima opera sull'Irlanda, è spesso considerata anche come la prima etnografia d'età medievale. Fondamentalmente, Giraldo descrive usi e costumi degli irlandesi. Da una parte possiamo dire che alcune cose sono frutto della sua diretta esperienza, ma parlo anche di sciocchezze, ma che in realtà sono davvero ci portano all'interno di questo mondo. Giraldo Cambrense non capisce come mai questi irlandesi portino quelli che noi possiamo capire siamo dei pantaloni. Fondamentalmente dice portano degli strani stivali a forma di calza o delle calze a forma di stivali di tutti i colori, che insomma è una cosa obbrobriosa alla vista. In realtà queste sono altro che evoluzioni, però effettivamente di un modo di vestire certico che in Irlanda si usava ancora, che però per un chierico inglese e quindi fondamentalmente per un uomo intellettuale europeo dell'epoca non aveva assolutamente alcun senso se non quello di essere rimasto fuori dal mondo. E su questo ci sono tutta un'altra varia serie di storie e aneddoti. La cosa simpatica è che Giraldo vuole davvero soddisfare qualsiasi tipo di curiosità riguardo l'Irlanda, come se facesse una sorta di enciclopedia. Il libro si divide alla fine in tre sezioni. La prima sezione spiega la fauna e la flora d'Irlanda con una meticolosità davvero rimarchevole e ovviamente dei modi pindarici di quando in quando. Noi troviamo tutte le spiegazioni delle varie specie animali che ci sono in Irlanda, di quelle che non ci sono, e ovviamente a questo, creando una sorta di bestiario,
Si aggiungono le motivazioni allegoriche per il quale alcuni animali ci sono e non ci sono, e anche come questo sia esemplificativo del carattere d'Irlanda. Qui nascono alcune leggende, poi anche di quel fatto che in Irlanda non ci siano serpenti velenosi, il fatto che si portano delle rane, e se queste rane rospi sono velenose, muoiono all'istante, i topi che vengono scacciati, ma sono tutta una serie di un grande calderone poi. Di miti che verranno riusati in continuazione nel corso del Medioevo e oltre. Per quanto riguarda proprio questo corso del Medioevo e oltre, si vede soprattutto dal punto di vista dell'etnografia, come ho già detto, girando quest'opera che avrà una diffusione davvero molto grossa, sarà una delle opere più odiate dagli irlandesi in assoluto, perché li descrive come dei barbari, degli incolti, non cristianizzati. Ora, dire che gli irlandesi non sono cristianizzati va contro i nostri stereotipi riguardo gli irlandesi, fondamentalmente. E quando scoppieranno più riprese, diciamo, i sentimenti di rivolta della popolazione irlandese contro la corona inglese, beh, girando Cambrense è in prima lista come il demonio assoluto di chi ha dato la colpa all'Irlanda di tutto e di tutti. È davvero incredibile sotto quanti punti di vista quest'opera può essere letta, secondo me. Perché può essere letta semplicemente per la velocità del lettore e per la voglia di girare di intrattenimento. Può essere letta dal punto di vista di ricostruzione politica, ma può essere letta anche da un punto di vista poi più strettamente di tradizione culturale letteraria. Questo per quanto riguarda la traduzione, se la tradizione della topografia, della sua fama. Basti pensare che Petrarca ce l'aveva nella sua libreria, non poteva mancare a un certo punto nel 300, nella collezione di un intellettuale di relativista, la topografia iberica. Similmente, qua nel 1600, tra le prime opere messe a stampa, la topografia iberica. Come prima discutevo con Maurizio Gallì, in Inghilterra, se si va in una qualsiasi libreria, si trova la topografia iberica per 8 sterline, una versione pocket, senza traduzione, senza testo a fronte, senza note e senza introduzione agli studi. Però questo fa capire quanto abbia segnato profondamente tutto un discorso e tutta la visione dell'Irlanda, del Medioevo e anche oltre. La cosa che a me è interessata di più poi in questo libro è proprio andare a vedere l'uso di queste narrazioni dell'Irlanda dal punto di vista politico e personale di Giraldo e anche il modo in cui abbia adattato quello che raccontava in base ai committenti o alle persone a cui voleva portare la topografia così come è stata edita in questo volume è la sua ultima versione perché la prima versione è stata descritta nel 1186-1188. Ma è davvero molto più piccola rispetto a questa finale. Giraldo non farà nient'altro, probabilmente fino alla sua morte, che rivedere, ampliare, correggere, tagliare, aggiustare la topografia, portandola praticamente a chiunque, fino a Roma, a Papa Innocenzo, arriva con la topografia e con la gente ecclesiastica che gliela dà perché deve leggere immediatamente. Ed è bello vedere come quest'opera si va così ingrandendo, va a entrare in contraddizione. Perché per esempio alla fine c'è tutto un encomio sui Plantageneti che poi finisce ogni tanto a dire qualcosa di cattivo sui suoi regnanti. Ma questi sono proprio i simboli, i segnali del fatto che avesse cambiato idea nel frattempo, nel corso di 30 anni. Girando Cambrense osteggiava alla fine la salute dei Plantageneti e quindi nella topografia, dopo aver detto che erano i tre migliori gruppi, inizia a dire che no, non è vero, sono forse un po' tiranni. Si sa mai. E questa riscrittura continua si nota, ma fa sì che ci siano davvero qualsiasi tipo di argomentazioni. A me piace sottolineare, per esempio, un capitolo molto interessante che è quello sulla musica. Girando Cambrensi passa un lungo tempo a dire quanto gli irlandesi siano fondamentalmente barbari e colti, e poi beh, si arresta e dice una cosa che però sanno fare benissimo. Assolutamente suonare,
solo in maniera meravigliosa, ci descrive precisamente la differenza tra la musica inglese lenta e la musica che è del Dream Walk. Irlandese va più veloce e più rapida, ma questa è una cosa molto importante, perché la musica poi per un intellettuale del XI secolo, nel corso di studi del XI secolo, comunque del Medioevo, è una materia principale. E infatti in una lettera, qui io non la edito per non far diventare il volume una cosa immensa, perché a un certo punto bisogna fermarsi, e consiglia a un vescovo, al vescovo di Erfurt, consiglia proprio i paragrafi sulla musica. Dice, ora non so le altre cose quanto possano interessare, forse è troppo intelligente, ma una cosa che sicuramente apprezzerà saranno capitoli centrali in cui descrivo l'arte della musica irlandese. Buona domenica a tutti, grazie.